l'ultimo. E ora basta! Questo non è un ufficio di beneficenza, ma vi come vi chiaro! E avete mesi che non pagano l'affitto e fanno finte niente pure. No, no! Ora basta! Basta per davvero! O mi pagano l'affitto, oppure chiude la porta e si mi vanno ieri di subito. Non mi pare brutto per nulla. Ora basta! Ci faccio avvenire di occhi! Chi è? La signora del palazzo! La sua padrona! A me vagione? Io non ne ho vagione! Ah, che bella sta malarugata! Oh, signora! Buongiorno! Buongiorno! Ma scusate, pensavo che mi babbiavano, che era uno scherzo! Prego, si accomodassi! Si accomodassi a mia! Questa è la mia casa, non c'è bisogno che mi dici mi accomodo! Signoruzza, mi dispiace, punciarella, ma fino a quando vai all'affitto, a casa è a me! Lei ha la ragione, fino a quando vai all'affitto! Ma siccome avevi 6 mesi che affitto non si miviri, si permetti, a casa era mia. Sì, lei aveva ragione, signoruzza, ma abbiamo stato che amore troppo, abbiamo avuto troppo problemi, troppo passati. E non abbiamo potuto pagare. Non è che ne potete stare fuori così, però. No, unici lei. Io ci posso dare un avviso. Andassi. Sugno buono, ci rugno, 2 giorni arrivetto e vieni a dire! 2 giorni? Ma che fici impazzito, signoruzza? Ma lei non è che può di fare a così, vedi qua, morte e mortizia, e mi dici che mi capita di esci di fuori? Come minimo lei ci deve dare 6 mesi di anticipo. Ma giorno, sai che faccio? Chiamo l'avvocato, tanto so da longa non mi fare. O chiamassi questo avvocato? Ah, Sugna, a vostro servizio. Ma avevo chiamato. Ma a lei che ora tu chiamo? Ma va a scusare. Senti, avvocato, io affaccevo. E chi non è tutto da lei, lei? No, senti, mi chiamare, mi affaccevo, va bene. Carissimo avvocato, lei cade a fagiolo in questa situazione. Se vieni qua e non risolvere questa situazione, a signora non vai all'affitto. E mi non si azzarda a scindere, che a mio marito chiamo. Il suo marito mi scanto. No, no, è una scimmia, io ho bisogno di testimoni. Ah no, Adassi, se avevi bisogno di testimoni, niente, non è che dopo mi metti a cercare pure io. Mi salutai, va. Quanto è scarto, sto avvocato, troppo scarto. Scarto? Coraggio, Avi, anzi, no, 1, 2. Uno per scappare e l'altro per correre più forte. Taloni è finito, signio e scappò. Scarma? Scarto, scarto. Soldi facili, insomma. Insomma, signora, io ci rissi. L'avviso ci retti. Avi, 2 giorni di tempo. Se no, porta lei usavunne. Si mi va a dire più subito. Mi ci dice a suo marito, mi ci dice a chi vuole. Io ho finito. L'ufficio beneficenza, giurio, non c'è più. Signoruzza, guardassi. Niace ci mettiamo tutta, ci giuro. Ma non ne puoi tirare che anch'io sui urnitto. Non misi. È stato buona fino ad ora, ma va a dire pure un grazie, sia lei che suo marito. Ora basta, ho 2 giorni o venite, di subito, non mi voglio sapere più. Come fare in 2 giorni a scappare dopo? Ma cose di pazzi. Manco una cassetta. Basta che c'è tutto sto inferno, ca. Ma. Allora non mi ci metto io a queste cose. Famiglia Malavoglio. Famiglia Malavoglio? Famiglia Malavoglio! Sì? Chi c'è? C'è posta per suo marito. Què, Maria che mi vanno a chiamare? Sì, Maria. Ca, cosa di pagliare c'è? E il fuggiurista a lei? Ci dico io. No, sai che ci dico? Non me ne piglio. Sì, non se ne piglio, venissi in casa, mi già queste cose. Allora, caccia un telefono, cominciamo. Quanto è andata da lì? Caccia una luce. L'acqua. Lo vedo.
Gas. Ancora ci n'è? Mi rendi, pittassi. La spazzatura. Sì, hai un dato a mio figlio. Ah, e c'è di pure tassa di pagare e ci sono figlia la scuola. Oh, signore me! Signora, insomma, io come ce le date con questi bullettoni a me marito? Che chi fa? Tu ci viene a chi? Signoruzza, chi vuole di me? Io non posso aiutare lei. Però lei a me sì. Ma lui è st'avvocato Paolino Broglio. Io non l'hai sentito mai. Ah, no, chissà che sta c'è al lato, Se mi viene a stare in cana, mi sa da neri. Però, sai, vieni in ultimo sciano. Non dura conferenza. A stento dici buongiorno e buonasera. E poi, dopo, succedono cose sciane da suo studio, sai? Che cosa? A parte che c'è ogni giorno una precisione di cristiani. Vabbè, si è bravo. Però, come ci diceva, succedono cose sciane. I cristiani ce la sono buone. E nascono cuca stampella, cuca razzo ogni sato, cuca testa infasciata. Io non lo so che succede dove entra. Vabbè, sei avvocato, mi pare normale. Ma comunque. Va bene, grazie per le informazioni. A saluto. Arrivederci. Come c'è l'etario con questi pulli di loro? Ma che cosa ci viene a mio marito? No, non ci posso ignorare tutti sti bullettoni. Ma gli falziravo? No, no, aspetta a me marito. Soprattutto se ci sono cose pagare. Anzi, ora faccio una cosa. La scusa di Virgi? Ci bussa all'avvocato. Diremo si piglio confidenza. Avvocato? Sì. Buongiorno. Che c'è, signore? Niente, sapi, Augustino ci da so a Dulicci. E chi di mia che vuole? Niente, io ci diceva, magari pensai, forse sono cose importanti e l'avvocato ne vede. Signora, io stavo già vagliando, lei mi disturbò per dare Dulicci. Quando ce ne vedevo, no? Ma scusate, io faceva essere gentile per dire la verità. E non c'è bisogno, e poi che faccio, mi bustia? No! Sei mentito! Che era mettuto da lei? No! Io non ho che fare a me casa per pensare a... E allora mi si sta a fare sul vizio e se le faccio il dolore di vincere. Mamma che raggiato, caro sei, un cane! Mamma, manco se ci avessi detto cosa vi dia chi sto? Ma io ho tanto fazza e tanto rico fino a quando scopri di chi lo ti piace sto cristiano, no? Ma sti bullettona! Come c'è l'intero a me marito? Giusto ora che aveva trovato l'antichità di cavallo, dopo mesi che era spasso. No, qualche cosa ci piglia? Ci piglia qualche cosa? Acqua, luce, gas. Speriamo che magari non ci fu qualche aumento. Oh, mio Dio, muori di me. Oh, signora. Che fatto ci vede? Solo questo non gli aveva fatto. Parlare sola come pazzi. Per il resto, tutti buoni qualità l'hai. Chi mi dice il sentimento? No, figlio, mi facessi scattare per dire la verità. Ma... morto e marito, non aspettare quando vede. Ma ancora non tieni menzionno, com'è che arrivasti prima? Perché arrivai prima? Perché ebbe un incidente. E che ti facesti? Per sfortuna, niente. Ma sei impazzuto, di sfortuna niente. No, no, ha ragione buono. Se mi facevo qualche cosa, mi mettevo sotto l'infortunio rilena in me. I cristiani sanno farti i sordi. No, ridi una sua volta, così mi rendi castia e faci il buono. Già mi castio! Mi castio! Picchi si intende, ti castio! Apposto a dare Mattia! E come se tu non bastavi, ma aveva a dare... Da un faccani arrangiata di domani, che quando mi viri la di anni e di grigna, pare più davvero che arrabbia, vanno a portare un nuovo tirinato. Sì, ma quanto sei spiritoso, figlio, quanto sei spiritoso, piuttosto che posta per pecca. In me? Sì. E a come scrivi? Un telefono. A tassa. Sì. A spazzatura, o gas, ma gas ne ha già non avere. L'acqua, la luce, un pazzo! E poi faccio la pittura, perché quando c'è, speriamo che
Ne vuoi durare? Facciamo finta che ne riceviamo. Ma tagliano! Casomai, e chi è testata a me? Ma non si affrontano a mannare tutte ste tasse. Ah, e riceviamo pure che mi mancarono il rispetto. Perché, Camone? Avevo capitato il nome di che di trovaggio. Ma che posso fare, io? Che marrone! Si stanno a abbaiare! E poi, signoruzzo, beh, vedremo chi è. Un telefono. Quant'eri? 699 euro! Disgraziata! Iaucio che... Mutaglio! Ma come facevo per chiamare tua figlia? Come facevo l'antichi? I segnali di fuoco. Sì, vabbè, i segnali di fuoco. 699 euro. E chi sta chi è? Boh. L'acqua. Chi m'annorba manca il cianoggia mi manna l'acqua. Io non lava c'è fontana. Porca ciò! Quant'è? Ma magari all'ufficio sconto 860. Sempre tutti mani a morte. Pari chi è a rugna in te mano. E sì, che sì, che sì. Che faccio? Ti lascio il rapinordo allora! Ti lascio l'ordi! Ma di non parlare di quando viene tua mamma. Ogni 5 minuti che la mamma. Sei mamma? Ma che c'entra a camorra mia mamma? C'entra. Sempre che si va a lavare di mano. Perché non si lava a casa e vedi che mano lavati. Che mano a scaldare l'acqua. Puro chisto. Roppo va a gabinetto. E chi ha vincato stomaco? Ogni che fa? Non c'è niente! Ah, mi fa! Ogni quarto d'ora danno! Tu! E io faccio! Tu! E chi sta chi è ora? Ha spazzato tutto! Ma... Magatti! Sa pure ascoltare la bolletta! Ah, buono, magari fu io lì! E chi sta chi è? Un gas! Amici, a Napoli. Disgraziati, lampadina accento sempre di umano. E chi stava scuro ora, d'un altro? 425 euro. A televisione sempre aggiumato. Si sentono i seggi si guardano a televisione. E che fa? Se sono ince? Un frigorifero sempre aggiumato. Facci mangiare e mettere un po' frigorifero. Facci mangiare. Ma vado a dare su. Ma perché non fai mangiare giusto fino a sera? E almeno un frigorifero non usiamo proprio. No, ma mettiamo tutta sale. Sì, come una volta. E dopo lo scaldabagno sempre addumato. Lava acqua e metti acqua calda. Ma ti faccio bene la primune? Sì, ti fai bene la primune, no! Che dopo andiamo a spendere le soldi come diciamo. Certo. Ah, per me? Vogliono tagliare tutti i costi. Ma che si fa, suo figlio? Che taglio nel taglio? Stanno oscuro. Certo. Ora andiamo con quattro cannelli. Almeno non ci danno contando. Sì, a tipo cimitero ora facciamo magari. Sì. Un abituale che quando saremo al cimitero. Guarda, non ti rispondo, figlio, non ti rispondo. Ma io ho una soluzione, vai. Quali fossi? I paia tua mamma. Ma chi c'è a me mamma? Cammora, tu mi dici. Da pauretta che ogni volta che vieni qua non vieni mai a Marumaganti sapendo quanto si è storto e poi?
per non parlare dei soldi che ne avevi prestato, che quando hanno stato di pezzo culo, molto, va, molto, per favore. Ha fatto il suo dovere, risarcimento danni per chi mi consumò. A cucinare la salsa! Mi sono stato in via di chiasso, ma gli stavo parlando un bordello ora c'è. Ah, la rugata, un bordello, sapi lei, io non ci aiuto mai un bordello, così. Sei l'avvocato! Non avete casa! Com'è? E laureata e specializzata. Ehi! Avvocato, rimportello, laureato e specializzato. Senta, signora, non avete casa, mi avete lasciato a rinci. La mia casa, avevo 7 lettere, avevo, si doveva portare un bordello. Avvocato, sapi, ma scusare, però siamo confonduti, sapi, non arrivano tanti in bullettuna di baiare e non sapevo come va a fare, la va a scusare a mio marito. E il problema come risolvete? Stanno usci? E se a lì altri ne piace gruppire, così, a lei che ci interessa? Lei ha le corna, si voglia rompere l'incia, no? Io corna non hai, prima cosa perché mia moglie non è cosa, e seconda cosa perché ne è una buona carossa. Guarda, a me non mi interessa, se non vieni l'incia chiami i carabinieri, va bene? Io devo richiamare, utilente in camisa, malarugato, avvocato di bordello specializzato. Mi faccio salire, mi vai a far santicchia karaoke, a me mi riposo i miei sentimenti. Vai figlio, vai. Meno male che si convince. Oh mamma mia, schifo finiva se no. Scelto. Aveva ragioni per dire la verità. Giusto ora aveva trovato sta scaglietta di travaglio. Fin davvero qua a rubare mi potevo dire con tutti questi soldi. Ma la sorte ci curta, ci ne scemo paureggi. Altrimenti a stura sti problemi non l'avevo. Pur ora faccio una cosa. Faccio come a me con Mari. Chi la ciavata? Io da banchino. Se accattono un bel rasco e vinci. E vinci io. A babbiare vinci io. E ora faccio così. Mi caccio. E diremo che cosa posso fare tanto. Come si dice, aiutati che Dio ti aiuta. Ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto niente. C'è chi dice che meglio mi sento. Fa male. Basta, morivo ciò canto. Ecco che fa cantare. Vuole assaggiare la ciccia? No, non ne voglio io. Niente.